Ciao ragazzi, siete curiosi di sapere che cos'è Access? Ascoltate questo video e magari la curiosità in parte viene sanata, risponde alle vostre domande. Allora, Access innanzitutto è un software del mondo Microsoft che vive nell'ambiente Office. I file che vengono generati con Access hanno estensione ACCDB, che vuol dire Database di Access. Perché Access è un gestore di database. All'interno di Access noi possiamo costruire delle strutture di dati dalle quali richiedere informazioni. Questo non è l'unico scopo dei database di Access. Access, oltre a permettervi di archiviare grossissime informazioni di dati, e di porre domande su questa informazione di dati, vi permette di costruire delle interfacce tramite le quali gli utenti possono utilizzare i dati archiviati. Quindi all'interno di Access noi abbiamo tutti gli strumenti che ci permettono di costruire una vera e propria applicazione. I file di Access, quando io apro Access, mi viene proposto automaticamente se voglio costruire un database vuoto, o se voglio usare dei database di modello, cioè degli esempi già precostituiti per poter iniziare con un'architettura già pronta. Io stasera decido di partire con un database vuoto, quindi clicco su database vuoto e automaticamente la macchina mi chiede il nome del database. L'estensione che mi propone è ACCDB, come vi ho anticipato, e io questo file lo chiamo esercizio 1. Cliccando su invio, su crea, automaticamente la macchina mi propone un'interfaccia nella quale mi chiede di creare un oggetto di tipo tabella. Ma quali sono gli oggetti che si permette di gestire? Sono tabelle, query, maschere, report, macro e moduli. Perché tanti oggetti e cosa servono questi oggetti? Allora, le tabelle sono i contenitori dei dati. All'interno delle tabelle voi potete andare ad inserire dei dati che vi serviranno per gestire le vostre richieste, le vostre esigenze. Le query sono lo strumento che ci permette di porre domande ed avere informazioni basandosi ovviamente sui dati che sono in tabella. Ma le query non hanno solo questo scopo, le query hanno anche la facoltà, la capacità di creare informazioni. Cioè, io ho due dati, banalmente, il prezzo 1, il prezzo 2, e voglio calcolare la media tra i due prezzi. Oppure ho le quantità vendute e il prezzo singolo di vendita e voglio calcolare il totale. Quindi la tabella contiene dei dati di base, la query pone domande a questi dati per ottenere risposte e crea informazioni aggiuntive. Le maschere sono lo strumento che consentono di visualizzare i dati barra le informazioni che ho ricavato tramite le query oppure che ho direttamente archiviato nelle tabelle. E all'interno delle maschere io utilizzatore dell'applicazione, posso leggere, modificare, inserire dati. Quindi, se i miei dati sono già totalmente archiviati nelle tabelle, posso andare a leggere quelli che sono i risultati delle query. Se i miei dati nelle tabelle mancassero di informazioni, posso andarle ad integrare tramite delle maschere, perché vi ripeto, genero un programma, genero un'applicazione che oltre a gestire i dati mi permette anche di vederli con un layout estetico. Il report è lo strumento che è nato per esportare i dati in vari formati. Può essere la stampa, cartacea, possono essere PDF, possono essere file Excel, possono essere tantissimi tipi di file a seconda di quello che ci interessa. Quindi archivio i dati, ricerco dati e informazioni completando le parti mancanti, visualizzo a video il risultato delle ricerche o i dati che ho nelle tabelle, esporto verso l'esterno. Le macro sono lo strumento che serve a migliorare
l'operatività degli oggetti già creati. Quindi, tramite una macro, io posso fare in modo che una maschera, quando aperta, ne apra un'altra, che una maschera, quando utilizzata, faccia stampare un report, che una maschera, quando attivata, esegua una specifica query. Quindi la macro mette insieme i quattro oggetti che sono comunque legati tra loro, ma con un'operatività che migliora l'utilizzo del prodotto stesso. Il modulo consente di creare codice VBA per la programmazione. Ad esempio, io tramite un modulo VBA posso chiedere Taxes di inviare delle mail di Outlook con determinati report generati. In queste 10 lezioni che terrò su Access, io arriverò a trattare, parlando di tabelle, di query, di maschere e di report. Stasera, dopo questa grossa presentazione, ma necessaria a mio parere per dare l'idea dei prodotti, degli oggetti che sono all'interno di Access, diciamo che quando partiamo da zero, Access decide di permetterci di creare una nuova tabella. Io non utilizzo questa tabella già creata da lui, ma la vado ad integrare, vado a modificarne le caratteristiche. Quindi dobbiamo incominciare a scoprire un'altra funzionalità di Access rispetto alle altre applicazioni, che è la visualizzazione degli oggetti. Gli oggetti in Access si visualizzano in modalità dati e modalità struttura, cioè io voglio vedere i dati che sono memorizzati nella tabella o voglio vedere com'è fatta la tabella. In questo momento io sto visualizzando la tabella in modalità dati, cioè mi permetterà di inserire dei nuovi dati. Ma se io, stando a visualizzare questa tabella che in questo momento non contiene dati, volessi vedere la struttura, posso utilizzare il pulsante a sinistra della barra multifunzione che mi permette di passare dalla modalità foglio dati alla modalità struttura. Io clicco sulla modalità struttura e automaticamente Access, anche se io non ho ancora compilato la tabella, mi chiede di salvarla. Io magari questa tabella la chiamo clienti perché voglio creare l'anagrafica dei miei clienti. Confermo con ok e l'interfaccia grafica che mi viene proposta è totalmente diversa rispetto a quella di prima, perché qui io non sto inserendo i dati dei miei clienti, ma io sto decidendo quali informazioni, quali dati vorrò archiviare nei miei clienti. Quindi, magari la prima informazione che voglio archiviare è il codice cliente. Quindi, il nome della colonna che mi servirà per archiviare i dati del codice cliente lo chiamo codice cliente. Siccome dal mio sistema gestionale ipotizzo che il codice cliente sia un testo, vado ad assegnare che il tipo di dati sarà un testo. Quindi dico che in questa tabella io archivierò una colonna che chiamerò codice cliente che conterrà dei testi. Poi magari sempre del mio cliente voglio archiviare l'indirizzo. Quindi scriverò indirizzo e anche questo sarà un testo breve. La stessa cosa lo posso fare sulla città. Inserisco che la mia cliente avrà una città specifica e voglio mantenere questa informazione, anche questo sarà un testo breve. Poi magari del mio cliente voglio il numero di telefono. Quindi scrivo telefono. Qualcuno potrebbe pensare che il telefono è un numero. Invece io vi dico, createlo come testo breve, perché i numeri in Access sono quelli che generalmente, sui quali generalmente fate dei calcoli. E io non penso che alcuni di voi vorranno fare dei calcoli, la media dei telefoni dei miei clienti. Quindi tutto quello che io non userò per fare calcoli dovrebbe essere archiviato come testo breve. Supponiamo che questa tabella sia terminata, contenga le informazioni che ci interessano, vogliamo poter inserire i dati in questa tabella. Quindi vado a visualizzare la visualizzazione dei dati. Ovviamente Access, come prima, ci chiede di salvarla, rispondiamo di sì e automaticamente io vedo che ho costruito le colonne nelle quali poter aggiungere le informazioni e ho detto ad Access che queste informazioni sono di tipo testuale. Io adesso chiudo questa tabella e voglio crearne una nuova,
partendo da zero. Quindi, per poter creare un nuovo oggetto, clicco sulla scheda chiamata Crea e all'interno della scheda Crea vedo che ci sono tutti gli oggetti di cui ho accennato: tabelle, query, maschere, report, macro e codice. Ovviamente noi partiremo dalla tabella. Partiremo da un'altra struttura di tabella e automaticamente ipotizziamo di voler creare una tabella di ordini. Quindi avrò il codice dell'ordine, che per me è sempre un testo. Avrò il codice del prodotto, che per me è sempre testo. Avrò le quantità. Queste non saranno un testo, saranno un numero. Ecco che io non accetto la sua proposta di testo breve, ma vado a cercare numerico. E automaticamente la macchina mi propone un numerico di tipo intero lungo. La frase, scusate, intero lungo vuol dire testi senza le virgole. Se le quantità per me sono senza virgole, mi va bene l'intero lungo. Se io prendessi quantità che hanno dei parziali 3,5, 7,4, dovrei andare ad impostare precisione doppia. Quindi, se metto un numerico che non deve avere virgole e quindi deve essere un numero intero, indicherò un intero lungo. Se invece deve avere i decimali, indicherò precisione doppia. Ipotizzo che le quantità per me siano un intero lungo, ma i prezzi, prezzo, potrà essere un numerico di tipo precisione doppia. Io ho terminato la struttura di base della mia seconda tabella, la voglio salvare. Ecco che utilizzo salva e la seconda tabella la chiamo ordini. In questo momento la macchina mi dice che non ho impostato chiave primaria. Per adesso diciamo di creare automaticamente la chiave primaria. Che cos'è la chiave primaria? Che tra l'altro avevamo già anche nell'altra tabella. La macchina si premunisce dal rispetto di un vincolo fondamentale che tutti i software che gestiscono hanno, che è dati univoci, cioè ogni tabella richiede che vi sia una informazione che indichi la non duplicazione dei dati. Siccome noi non abbiamo impostato nessuna informazione che ci indicasse che i dati scritti in questa ipotetica tabella non fossero doppi, la macchina si è premunita da questo nostro errore creando una colonna in più che chiami ID. ID sta per identificativo. E a questo identificativo gli ha dato un tipo di numerazione chiamato numerazione automatica. Numerazione automatica significa che da solo Access crea un numero per ogni riga. Ovviamente la prima riga equivale al numero 1, la seconda riga equivale al numero 2, la terza riga equivale al numero 3. Quindi lui si è premunito da un nostro possibile errore andando a generarsi una colonna che in realtà in questo momento a noi non serve a niente, ma che serve ad Access stesso per rispettare uno dei vincoli di database che è l'univocità dei dati. Quando salviamo questo file, lui ci ha chiesto di creare la riga, noi risalviamo la tabella, la chiudiamo e abbiamo costruito le nostre prime due tabelle. Vi aspetto per la prossima lezione nella quale andrò a approfondire le caratteristiche delle tabelle stesse. Sperando che vi abbia incuriosito e che mi seguiate nei prossimi video, vi saluto. Ciao ciao!